Cremonese vince ancora in rimonta e riesce a portare a casa non solo i 3 punti, ma anche il secondo posto in classifica. Battuta l'Olbia per 2-1, dopo essere andata in svantaggio la squadra di Tesser, è riuscita a trovare il pareggio con Brighenti e il successo al terzo minuto di recupero del primo tempo con Cavion. Benvenuti alla terza puntata di Bar Sport, siamo al Bar Sport. Di Costa Sant'Abramo, posto conosciutissimo da tutta la tifoseria. Beppe Franzosi è qui con noi, è il titolare del bar, che però fa anche i marovini più buoni di Cremona, diciamolo veramente, e quindi parliamo di Cremonese. Prima però di entrare nella discussione con i nostri ospiti che presenteremo dopo, vediamo un contributo dell'intervista a caldo con Tesser, Lucchini e Cavion. Creato molto, peccato aver preso gol che ci mette subito una gara in salita, però la predisposizione era stata molto buona da parte dei giocatori. Poi il secondo tempo è stato un po' più di sofferenza, anche se abbiamo sempre cercato di ripartire e siamo stati bravi in difesa perché non abbiamo, alla fine, se non su calci piazzati, rischiato qualcosa. Abbiamo imposto il nostro gioco, siamo stati bravi, abbiamo iniziato il gioco già dalla difesa, abbiamo avuto il possesso di palla e creato tante occasioni. Peccato essere andati sotto e aver dovuto recuperare quel gol subito all'inizio, però penso che siamo stati bravi a imporre il nostro gioco. Già in questi giorni, insomma, ho avuto la sensazione che il mister mi schierasse titolare e volevo ricambiarlo con oltre a una buona prestazione, magari se fosse riuscito anche un gol, e ci sono riuscito, insomma. Poi purtroppo mi è dispiaciuto dover chiedere il cambio all'inizio del secondo tempo, ma ho preso un colpo, speriamo non sia niente di grave. Allora, parliamo un po' di quello che abbiamo sentito, ma soprattutto di quello che abbiamo visto ieri. Abbiamo come ospiti oggi qua al Bar Sport di Costa Sant'Abramo, abbiamo, partendo da sinistra, Michele, che è la star del nostro programma, il macellaio di Castelverde, a fianco Giuseppe, che è stato un tifoso, è ancora un tifoso di quelli della curva e lo conosciamo perché per anni ha riempito le auto di autoradio, come si dice, e altro. Abbiamo alla nostra destra il pensionato Giuseppe, sempre allo stadio, e poi Alfo, che è un musicista, e con noi naturalmente Beppe, che è il titolare del locale. Allora, partiamo un po' così a ruota libera. Partita di ieri, il campionato ci ha insegnato 3 cose. Una, che bisogna soffrire tutte le partite. Due, che l'Alessandria corre sempre forte. Tre, che si prende sempre un gol. Michele. Ma Alessandria non è una sorpresa, abbiamo detto Certo. che noi aspettiamo il suo passo passo che non arriverà. Se non, secondo me, ai primi di ritorno, sarà lì che si giocherà a febbraio il tutto. Noi dobbiamo stare attaccati, giochiamo partita per partita, ieri era una partita da vincere. Abbiamo giocato, io dico, contro una buona media primavera, insomma. Guardato l'età 96, qualche 99, in fondo sì. Una primavera fuori quota, insomma, ieri è stato un po', non dico un amichevole, ma quasi. Comunque primo tempo abbastanza bene, puntato 3 o 4 occasioni di gol. E niente, il solito gol preso, però bene l'innesto di Lucchini. Bene, adesso Lucchini, sì, Molto molto bene. bene. Secondo tempo impalpabile, Impalpabile. in Ecco, nulla. secondo tempo infatti non ci sono state grandi occasioni da una parte e dall'altra, anche se la sofferenza noi grigiorossi l'abbiamo provata fino alla fine. Giuseppe, l'Alessandria scappa, possiamo ancora recuperare? Alessandria vive ancora dei ricordi della semifinale di Coppa Italia dell'anno scorso Milan. contro il Milan e quindi sull'ala dell'entusiasmo sta viaggiando non male. Dipende se, come al solito, bisogna sempre aspettare la primavera per eventuali cali fisici e noi dobbiamo essere pronti ad approfittarne perché i playoff di quest'anno mi sa che è Sono una durissimi. cosa A tremenda, 28 squadre sono ecco, durissimi, sono durissimi. un'altra invenzione della Lega. Però, come tutti gli anni, ci proviamo, anche se è un po' di tempo che aspettiamo, verrà quel giorno che toccherà a noi, perché abbiamo già sofferto abbastanza, Verrà. penso che sarà una decina d'anni che stiamo
aspettando, siamo lì, ma senza mai concludere niente. Ecco, poi la colpa di chi è, non si sa mai chi è. Andiamo avanti, stiamo lì e vediamo cosa può succedere. Giuseppe, ecco, un gol preso anche ieri dopo pochi minuti, la seconda volta, se non la terza o la quarta, in cui la squadra prende gol prima del quarto d'ora iniziale. E la vittoria dopo dà più soddisfazione, poter rimontare a un gol subito. Io ritengo che fosse molto importante fare questi 6 punti in casa con le 2 partite interne. Ci aspettavamo la formazione, noi che seguiamo anche la partita del mercoledì con Maiorino e Cavion, e finalmente il nostro mister li ha messi in campo dal primo minuto, anche se sono convinto che Maiorino sviluppi di più il suo potenziale a partita esterno. In corso e come esterno, esatto. Perché allarga il gioco, sì. E a partita in corso le sue potenzialità le conosciamo, tratta benissimo la palla, l'abbiamo visto con l'Arezzo, partendo dall'inizio era un trequartista un po' anomalo, però il suo lavoro l'ha fatto egregiamente, ha messo sulla testa di Brighetti un pallone che era solo da spinta. Certo. L'avevamo visto al mercoledì con la Suoresinese, 2 calci d'angolo, 2 colpi di testa di Lucchini buttati in porta. Certo. Quindi proprio è un giocatore fondamentale per la Cremonese ad oggi giorno. Alfo, tu che sei sempre sia durante al mercoledì a vedere l'amichevole, poi anche alla domenica allo stadio. Ecco. La squadra di ieri dov'è mancata? Se c'è qualcosa in cui è mancata. Secondo me si ha da gestire meglio quando sei in vantaggio. Quando sei in vantaggio si ha da gestire meglio la partita. Il primo tempo siamo andati in svantaggio, abbiamo pareggiato, abbiamo fatto due secondo gol. Nel secondo tempo, vabbè che loro di occasioni non ne hanno avute tante, però io ero là perché un gol, un rimpallo, possiamo anche uscire. Allora dico... Sì, c'è stato quel tiro lì dalla fascia che ha preso una traiettoria strana, ha preso il palo e poi è uscito. È stato un bel rischio, nonostante tutto, che non fosse un cross. Loro hanno fatto tre tiri che sono andati in spalle. Sì, il numero 25. Però potevano anche indovinare il tiro della domenica come ha fatto Cavion, certo. È andato perciò gestiamo meglio, abbiamo, come ha detto il nostro macellaio, sono ragazzini, sì. Gestiamo, teniamo la palla, invece andiamo, sì. Arriviamo sempre. Gli ultimi quarto d'ora abbiamo lasciato 5 corner, bastano spizzicato. Hanno fatto 9 corner a 3, sì, c'è tanti, troppi, troppi. Poi quell'azione lì di Lucchini che in scivolata, quella poteva essere una palla molto pericolosa. Molto. Certo. Chiedo qua di gestire meglio quando sei in vantaggio. Adesso mettere in discussione un po' tutto dopo 2 vittorie consecutive. Certo, Beppe, tu che la vedi da fuori e la vedi qua con la gente che viene qua a mangiare, ecco, come la vedono questa Crema? Non posso esprimermi tanto sulla Cremonese perché io sono rimasto a una partita infausta Cremonese Cittadella di qualche anno fa, quindi l'ultima partita che ho visto era andato di 9 anni fa, ecco. E quindi però seguo, leggo sui giornali, c'ho Michelone che mi spiega, riferisco io lunedì mattina abbiamo la conferenza stampa qua con gli altri avventori e tutto il resto, speriamo che finalmente sia l'anno buono con tutti questi cambi di allenatori, questi cambi di giocatori, speriamo che sia l'anno buono perché la Cremonese deve andare per forza in Serie B, non possiamo stare lì a giocare con l'Olbia. Ho visto i nomi dei ragazzi. Anche perché poi tutti gli anni mancava anche Cosso di loro. Mancava Cosso che ha 35 anni. Pedala sinistra, sempre pericoloso. Mi auguro proprio che la Cremonese vada in Serie B, anche perché dai, veniamo da un passato, ma no, perché il passato è sempre bello, però. Ma che poi tutti gli anni sulla stampa che si legge la Cremonese favorita, l'anno scorso non era una delle più forti, invece poi alla fine ha perso delle partite incredibili e pareggiato delle partite incredibili sempre. Esattamente. Ecco Michele, sono passate 3 settimane ma brucia ancora la sconfitta del derby, cioè quella lì non va giù, nonostante il vino, e avendo una squadra superiore, quello lì che dico io. Sì. Però lì si è andato sotto e non si è riuscito a recuperare come è successo le ultime 2 volte.
effettivamente non sempre va bene, voglio non dire. Nonostante tutto che abbiamo avuto anche 4-5 occasioni da gol, certo, del portiere, su questo, però non c'è stato niente da dire, non si può perdere ma diversamente. Perché può perdere così? Il gioco è sempre quello comunque. È mancato quello spirito che ci vuole nei derby. Certo. Ecco. Tenendo conto che magari i giocatori non sanno neanche che cos'è il derby del Po, perché vengono da tutte le parti, però a noi brucia. Che dopo, comunque, che dopo siamo andati a vincere là, l'anno scorso, però conta poco, è che abbiamo perso due partite di fila in casa. Contro loro, adesso sì. per i falsi dobbiamo vincere 3-0 là. Sarà l'ora, però ci proveranno. Io però ho fatto una riflessione. Secondo me, noi a metà campo, se non siamo più forti, abbiamo più soluzioni ad Alessandria. Quello sì. Secondo me, Quello sì. Loro hanno questi due esterni, però... Partita per partita e vediamo un attimo, dai, adesso non facciamo... Alessandria si potrà vincere praticamente con il gol. Sì, un gol al 92esimo sbagliato, certo. Poi prima o poi avrà un calo, no? Ieri ha fatto fatica, però con la partita con il tutto cuoio, no, con la Lucchese. Ha sbagliato il rigore. Anche col tutto cuoio ha sbagliato il rigore. Un po' di fortuna ce l'ha avuto, ce l'ha. C'ha giocatori, però l'avevamo detto le altre volte, Gonzales a sinistra, Iocolano sulla, cioè a destra e Iocolano a sinistra, sono giocatori che fanno la loro differenza. Loro hanno un attacco sortito meglio. Boccalofi, noi abbiamo tre punte centrali e soltanto Maiorino che salta l'uomo. Tenevi Sansovini, avevi più soluzioni. Sansovini, sì. Non hai soluzioni sugli esterni. Esattamente. Quindi insomma... Bene stanco, ecco, io sulla Gazzetta ho dato solamente 6 perché non mi ha convinto del tutto. È vero che va a prendere tutti i palloni di testa, ma è anche vero che non è veloce negli ultimi metri quando deve tirare o andare a... Stanco è come pesce, io l'ho visto un po' meno, lui l'ha visto molto bene. Pesce deve crescere ancora, non è quello dell'anno scorso. Secondo me no, però in campo si è dimostrato un leader, perché anche non in possesso di palla rincorrava quelli più giovani, gli dava il 5, la pacca sulla spalla, li incitava, e se avete notato al fischio finale, Pesce è crollato a terra, non ne poteva più, quindi ha dato tutto. E un altro leader è stato Lucchini in difesa. Sì, ecco, l'ingresso di Lucchini ha portato tranquillità alla difesa e a Marconi, che stavolta ha dovuto sicuramente correre meno. Sa dirigere il reparto. Esatto. Anche Briganti stesso non era come Lucchini, marcatore, ma non sapeva dirigere il reparto di difesa. La difesa a 4 no. Ecco, sarebbe stato perfetto avere Briganti e Lucchini. Ovviamente. Stato... A me è piaciuto anche Moro, perché è sempre pronto ad andare ad aiutare con il compagno. Non è un ruolo ben definito. Io non riesco a capire se è un po' in fascia, un po' in mano. Però sempre pronto ad andare molto ad aiutare esterno, il compagno in difficoltà, raddoppia sempre. Sì, poi sbaglia pochi passaggi, ecco, questo è vero. Moro è un giocatore importante. E a tutto campo. E comunque è una squadra che, forse è vero, ha più alternative rispetto all'Alessandria in mezzo al campo. Può essere, quindi... non ci resta che guardare avanti e guardiamo già alla partita di domenica. Domenica è una trasferta sulla carta, come si dice, facile, ma di facile in Toscana non c'è mai nulla. Si sa che in Toscana, oltre le squadre che giocano in un modo esasperato, c'è anche un pubblico che comunque trascina le squadre. Però, no? Allora non puntiamo ad andare insieme punti e basta. Cioè, Michele, a Carrara abbiamo fatto una fatica da matti a portare a casa una vittoria. E allora non possiamo e siamo usciti al grido di ladri. Ricordiamocelo questo. Non erano anche nelle condizioni fisiche di adesso. Marini, ex allenatore della Cremonese, ex giocatore dell'Inter, il suo campionato lo vinse così. 1-0, ladri, si usciva dallo stadio vincente. Io ricordo a Carpi abbiamo giocato malissimo, abbiamo vinto 1-0, la gente fuori imbufalita, però ha portato quasi 3 punti. Marini era un concreto, anche se non era un super allenatore, però un concreto. E oggi secondo me è vero questo discorso qui, se vuoi vincere adesso dobbiamo vincere. E ci starebbe un pareggio col Como, che attenzione a Como. Sì, ha vinto anche ieri. Attenzione, loro hanno i 5 giocatori
sì, base della squadra, sì, che non sono male. No, è vero, è vero. Attenzione, è la Pascali, certo. Noi abbiamo ancora come Livorno, che lì, vabbè. Beh, Livorno, però adesso ieri ha ceduto ancora. Società, voglio vendere. Questo è... ieri ha sbagliato un rigore. E dopo le varie racing lupa lì, devi vincere. Vabbè, quelle devi vincere, certo. Siccome il Bar Sport, non sono d'accordo sul Como, perché se si basa su Fiettele e Noci, che sono gli Pascali, scarti della Cremonese, Pascali, Pascali e anche... Se abbiamo paura degli scarti nostri... hanno 15 nostri, punti, eh. Hanno 15 punti, difficile. Hanno 15 punti. Le Noci segna. No, beh, è una squadra... Comunque è una retrocessa dalla B, Como, Certo. Chiamolo. Certo. Sì, però... guardiamo l'anagrafe che c'ha i giocatori. Ma noi non è che abbiamo come, sì, con... l'anagrafe. No, ma però... sull'anagrafe, sì, cioè, ha ragione Giuseppe, lui, quando dice, attenzione, 28 squadre di playoff, noi con la squadra vecchia i playoff faremo una fatica terribile se arriviamo ai playoff. Infatti ci arriviamo. Quello... è una squadra che già dubbi, adesso, no? Non ha la brillantezza, il cambio di passo. Perché secondo me ci vuole cambiare. Perché tu arrivi a maggio con un 2-3 35enni, un 37enne, eccetera, eccetera, alla fine queste cose le paghi. C'è ancora anche... da disputare una serie di partite non indifferenti quando comincia a fare caldo. Sei già stanco di un campionato già lungo. Esattamente. Dopo lì salta fuori chi ha della birra, va avanti. E poi importante anche il fattore C. Che deve Fino adesso, dai. Fino adesso, perché non dimentichiamo, non dimentichiamoci che sul 2-0 con l'Arezzo, il buon Moscardelli solo davanti alla porta l'ha buttata in curva. No, ieri ho visto. Ieri il gol, dobbiamo essere onesti: il gol è venuto su un calcio d'angolo inventato dall'arbitro. Sì, esattamente, certo. E da lì è proprio scaturito l'altra parte, chi pensava, sono componenti, cioè, però ti danno un'indicazione. Sì, vabbè, però, come non ho criticato l'arbitro col Piacenza, sì, per l'espulsione del portiere, un paio di rigori che tutto sommato potevano starci, certo, anche perché no, ma l'arbitro di ieri, secondo me, diciamo che non correva molto, e quindi essendo lontano dall'azione ha visto male certe cose. Il discorso arbitri tralasciamolo, quest'anno è andata bene, per adesso, per anni e anni, arbitri, esatto, che ci hanno dato una mano proprio non abbiamo trovato, esattamente, quest'anno diciamo che anche a Carrara, con Frisco, per passare a Ripa di Nocera, sì, e tutto il resto, certo, vero. Poi ieri Giorgio ho visto, finita la partita, c'era Clavion, mi sa che è uscito perché ha avuto un problema, sì. Pesce aveva un problema, botta al ginocchio, Moro anche lui ho visto che, sì, che si toccava, Brienti idem, abbiamo Porcari ce l'ha, Porcari ce la dovrebbe fare anche Perulli, perché dice. Siamo un po'... Sì, ma in mezzo non sei contato, sei contato un po', davanti. Dobbiamo chiudere, allora va bene. Direi che anche oggi abbiamo fatto una chiacchierata veloce, d'altra parte noi viaggiamo sul veloce. Ovviamente noi ringraziamo gli ospiti, ringraziamo Beppe che ci ha ospitato. Noi ci vediamo lunedì prossimo, saremo ancora a Castelverde, stavolta al bar La Brasiliana, e lì parleremo ancora di Cremonese con i nostri ospiti, e lo facciamo sempre perché c'è Michele, così lui al negozio lì viene e corre e ci dice la sua. Grazie e buona giornata a tutti. È di parte. Lui è di parte, esatto. Saluti alla Cremonese. Saluti alla Cremonese a tutti. Saluti. E alla Serie B. E comunque, per chiudere in bellezza, Serie B o non Serie B, promozione o non promozione, al Bar Sport è aperta la stagione dei marubini, all'unico Bar Sport dove si fanno i marubini più buoni. Quindi vi aspettiamo tutti. Ciao, buona serata a tutti.